Buonasera al proprietario di questo meraviglioso posto che è il Calcio & Pepe Club. Ci vuoi intanto parlare delle specialità dei cavalli di battaglia della casa? Allora, noi come primi abbiamo la classica cucina romana, la cucina per eccellenza, insomma, del popolo, quindi andiamo forte con la cacio e pepe, la matriciana e tutto quello che, insomma, è tipicamente romano, però l'abbiamo arricchita con delle specialità di pesce e quindi possiamo fare anche degli ottimi paccheri, melanzane e spada alla siciliana e tante altre pietanze, insomma, tipo durante i periodi invernali, con della selvaggina, con del cinghiale e con delle pappardelle fatte in casa, quindi arricchiamo i nostri menù basici con dei piatti tipicamente non solo della nostra cucina, non solo della cucina romana. E invece Carlo, qual è il piatto più richiesto dalla clientela? Ovviamente questo posto con un circolo comunque sportivo è sicuramente la pizza. La pizza con forno a legna, lievitazione 72 ore e con un grosso grado di digeribilità usando delle farine composte, quindi diciamo è uno dei nostri piatti forti, però abbiamo anche degli ottimi secondi, carne rigorosamente danese, lo spada con pinna gialla che possiamo tranquillamente soltanto brasare perché è già abbattuto, quindi la nostra clientela mano a mano si sta arricchendo non solo di pizza ma anche di piatti che abbiamo portato ai nostri menù. Cucina tipica romana e tantissime altre specialità, ci hai parlato di un sacco di piatti, quali vini si abbinano a questi piatti? Allora, chiaramente alla pizza abbiniamo la birra, tutte birre artigianali e birre alla spina, sia artigianali che non, e poi invece abbiamo per un circolo sportivo una cantina molto profonda, dei sangiovesi particolari, abbiamo dei brunelli, abbiamo del vino di Cirò Marina, che è un vino calabrese molto forte, e quindi una varietà non comune per un ristorante che si trova all'interno di un circolo, che possiamo abbinare sia con i bianchi che con i rossi, in base al piatto scelto dal cliente. Un piatto, un vino, quindi un abbinamento, cosa potresti consigliare? Allora, con i taglieri ci sono dei pecorini, quindi molto stagionati, abbinerei un Chianti, un Chianti della Valdichiana.